Commissario Giacchetti, ha ritrovato il sorriso, è tornato il sereno? Sì, sì, ma io l'ho sempre conservato il sorriso, io ho una serenità innata, sono un ottimista inguaribile, quindi sono convinto che, ecco, la giornata di oggi rappresenta una tappa importante in questo percorso che stiamo proseguendo per le celebrazioni del centenario della prima rappresentazione dell'INDA nel modo più degno possibile. Non per fare polemica a tutti i costi, insomma, un po' a mo' di curiosità, avevate invitato anche la Stancheri? Ma noi non abbiamo invitato nessuno veramente, era un incontro per la stampa, e quando hanno saputo che veniva un personaggio di questo livello, gli studenti di architettura, che gli studenti della scuola d'arte drammatica dell'INDA hanno chiesto di poter essere presenti perché era un'occasione unica per essere a contatto con un personaggio straordinario nel panorama della cultura e dell'arte italiana.